ci sono. Che vuoi che faccia a te? Dove sono? Sto. E sto dentro la scabagna tutta nuda, nuda per te, sì. Donato. E dimmi, dimmi cose forti. E dimmi parolacce zozze, forti, forti. E di più, Donato. Oh, sì, sì, Donato, di più. E no, Donato, e mo non te ne passa, lascia sta mamma mia. Darina va via. Ma c'è tu sai che te
passa. Pronto? No, io assisto. Che me vuoi fare tu? Cosa me vuoi fare tu? Brutto un peggiore che se vai a fare i suoi. Tu non puoi sentire queste cose. E se no te traumatizzi e te sei blocca crescita, visto? Marina, detto me cose brutte, uomo al telefono. Ho mia classe di telefonate. Buongiorno, Zizi. Ah, buongiorno, signor. Allora, dormito bene? Lasciamo aperta, Zizi. Lasciamo aperta, l'altra rotta raccia, guarda. Che la moglie mangia se ragiona più. Allora, signor, faccio caffè come fa Zizi tu, come piace a te. Ma Zizi, lascia aperto, va. Ti ringrazio, ma tu il caffè non sa fare. Ma te ringrazio proprio, ma il caffè vuole appendiamo fuori. Anzi, sa che devo uscire e fare una commissione importante. Ma signor, prima che riesci. È arrivata busta di lettera per te, signore. Vabbè, sicuramente sarà qualche bolletta da pagare, dai. No, signor, non è bolletta, no. Ma la zizza è aperta. Tu la smetti di leggere la posta per fartela fare lì. No, signore, io non lo faccio di fare a tua, che non fai da me di fare? Io ho dato solo spesciatina, signore. Allora, io ho dato spesciatina, io ho aperto poco, poco. E guardato dentro, ma un occhio solo, sono guardato per quella spesciatina. Ma tu saresti dato una sbirciatina, eh? E forza, sentite che ci sta scritto. Allora dici che vicina di casa denunciato voi e vostra moglie perché li fate rumori molesti. Eppure sia, verrà qui per indagare e fare domande di testimoni. Alla faccia della sbirciatina, tu gli hai detto, tutte gli hai detto. E comunque è che muore uguale, perché se vero la polizia scopre la verità, io sono prevenato. Signor Arturo, io esce, vai a fare spesa. La deve parlare tutto e dopo, non parli che vero la polizia. Perché viene polizia? Sarebbe la lei di mamma sua. Io non so come finiti dentro casa mia, ma io dica su, su. E a lei di mamma che sarebbe trovata. Dopo parleremo pure questo. Non andate per valere lì, è che ti dare la polizia perché qualcuno ha fatto una denuncia per rumori di molesti. E se deve essere mandato qualcosa, tu che rispondete? Che è nel comprato il mercato! Ancora che sia lei? No, voi dovete dire che non avete sentito niente. Se qualcuno vi fa qualche domanda, voi non avete visto niente. Ripetete. Non abbiamo visto niente! Posso vedere? Non persone fidate, io a Zizio, persone fidate. Beh, mo esce perché se no oggi niente pranzo. Ciao a Zizio. Va bene, siete buono a Zizio. Mi trovo il cappello, quello marrone, quello che mi porto quando esco, che per caso ti viste? Io non ho visto niente, signore. Può essere che quando esci le mani di camera, può essere che me li hai viste, dai. Io non ho visto niente, signore. Ma dai, che stava insieme allo cappotto, quello marrone che mi mette sempre quando esco, dai! Io non ho visto niente, signore. Ma scusi, ma che mi sta picchiando? No, signore, detto tu, dici sempre non ho visto niente, non ho visto niente, che sono su? Ma no, a me, a polizia! Guarda, mi metti in mare, se vuoi che faccio una strage, faccio! Ma signore, se viene la polizia, a te ti serve l'avvocato. Io c'ho un cugino che li fa avvocato. Ovviamente, se tu li vuoi, io te li chiamo, ti faccio fare presto un buon prezzo da amico. Tu ci hai visto un cugino, no? Che fa l'avvocato, oh, si chiama Mohamed. Sì, è alto, signor. Alto fino a qui, sì, tutto. Se si alza in piedi, Uno di più. Sì, mi scelgo il baffo, signor. Come manubrio di bicicletta. Tu c'hai un avvocato che si chiama Mohamed. Sì. Che è alto fino a qua, seduto. Più su, sì. Con un paio del baffo che è un comune, ma non di bicicletta. È tutto baffo, signore. E a me che me la prendo? Io ce l'ho l'avvocato mio, anzi, mo sa che c'è, ci passa vicino, la vado pure a chiamare. Ottone Onemigna si chiama. Mo la vado a chiamare, sa che c'è? La vado a chiamare. Va bene, signore, io ti faccio intanto. Tu aspetta qua, che me lo dico? Allora. Piuttosto, io dovevo dire questo. Dime, signore. Dovrebbe venire l'ufficio dell'amica mia, se sono lì, mi ti affittava una stanza. Sì, signore. Mo, se non sono venuto, aspetto qua e fa una cosa, offriti qualcosa. Bene! Molte me la so fissata. Ci ripensassi su tu. Guarda, mi raccomando, zitto, mi raccomando. Allo stufo della marita, mi è uscita e mi ha mandato salutato, guarda.
Buongiorno signora, sono Michele. Ah sì, il marito non me l'ha detto che dovevate passare. Sì sì, vabbè, accomodatevi. E qui, grazie. No, no, accomodatevi. E qui, grazie. Accomodatevi. Qui, grazie. Accomodatevi. Grazie. Sì. No, si vengono a passare. Signora, io l'altro giorno ho incontrato vostro marito al mercato. Un vecchio amico di Babbo. Come mi ha visto, mi ha detto, arrabbiate, spadata, partite. Ma che ti è sposato, mi ha detto, non fa come a me. Ma sono sposato da una fa, non lo fosse mai fatta. E dico, beh, insomma, io gli ho detto che stavo cercando una camera in affitto. E lui mi ha detto, vieni da noi, io ce l'ho una camera, starai con me, con mia moglie. E dice, sicuramente mia moglie non sarà più casta. No, dico il marito vostro, e mi dite sicuramente mia moglie ne sarà entusiasta. Prendete l'entusiasmo, signore. Beh, insomma, ci siamo accordati anche per il prezzo ed eccomi qua. Beh, mo, a tu non ci sta. Mo, quando arriva, ci partete, te vedete tra. Sì, sì, ci parte. Mi voglio fare pure i complimenti per il gusto che ha avuto a sposarsi una femmina come a voi. Ma chi hai visto, mo? Io prima di sposarmi era un fiore. Era un crisantemo. No, un fiore. Tanto che quando uscivo per strada, no, tutto l'uomo mi girava la testa. Sta che l'altra parte. Mo invece, mo, una volta sposata, so fatta locale, so fatta. E sarà per questo che stamattina marito mi è sparato. E mi è sparato, eh? No, che mi è sparato. È ritirato una donna e mi è sparato. Cioè, fammi capire. Il marito vuole stamattina. E mi chiamo una polvere e mi è sparato. E che sono stamattina? Magari, quello mi spara sempre. Fortuna, Santa Vita, mi hai proteggi. Sì, mi spara sempre, pensa, la prima volta, no? La prima volta è stato l'udito di un matrimonio, dopo la cerimonia, stava mangiando la riva fritta. E la parte di sopra la riva! La seconda volta? La seconda volta la mattina presto! E dopo un caffè! La terza volta? Ma che te lo sapere? Non lo sapere! La terza volta ho udito in un compleanno mio, c'era ancora la torta su mocca. E quello lo dolce per i proiettili è la morte sua. No, è la morte mia, non la morte sua. Cioè, fammi capire. Qui se tu anni che mi spara, mi c'è più domani. Cancina di spalle mi sei. E che vuoi, che ne fai a fatia come ha fatto? Isso va fatia, isso va fatia. O fatia è a zappare la terra. No, a cagnare all'ufficio come fatto. Cagnare all'ufficio, guarda, tu lo fanno così, eh. Ah, certo. Ma tu guarda un po' come lo scondo, la sera, ma tu, la sera me lo scondo, Piuttosto. Vieni, dai, un caffè. No, lo faccio il caffè, quasi quasi lo prenderemo. Bravo, così. Vabbè, portaci il tuo caffè. Grazie. E certo, tu conti sarà di notte, ma te tocca. Un caffè se lo vuoi trovare a pigliare la lombarda, capito? La lombarda! Ma che bella idea, Arturo! Io non ci vado a pigliare la lombarda, il caffè! Madre, portaci lo caffè! Perché? Tu è ciunga? Madre, portaci lo caffè che tu mi conosci! Banconotte, la schianta! Portaci lo caffè perché tu sono guardo, mi amo, ci vado a finire un caffè! Io sono il commissario di Otavuemi Gaetano e qui c'è la puntata donna. Donna? No, no, grazie. In che senso? Niente, donato, regalato, ma io non voglio, che ce faccio? Ma che dici, signore? Questo donato è un uomo, questo è l'appuntato scelto donato. Appuntato scelto donato? Ho detto già io, carichi, carichi. Appuntato scelto, siete capaci, la ammazzo, certo. Che dice, signor Cristo, che deve andare a puntare su braccia tanto di concorso? Ma pensa che dietro com'era? Commissario, la signora offende, che faccio, arresto? Ma che vuoi arrestare, che vuoi arrestare? Oh, signor, guarda che tu stiamo qua per un'indagine importante. Ma sì, allora appuntate. Comodiamo, grazie. Comodiamo.
No, accomodato. Più là. Grazie. Accomodato. Più là, puntato. Signor. No, c'è Mattia. Ha perduto i segni. Signor, allora, facciamo, iniziamo un po' da domani. Voi siete sposati da signore. E me lo fosse mai fatto! È un sì, commissario, scrivo sposata. Scrivo sposata. Io sposata. Da quanti anni, signor? Da ben 2 anni. 2 anni. E suo marito, signor? Da ben 2 anni. 2 anni. Ah, quindi siete sposati da 4 anni. Appunto! Quale interrogatorio lo conduco io qua da scrivere? Lascia zitta, sono un sardino, voglio sapere dove sta suo marito. E che ti sa, c'è quello non ci sta mai, fa l'apparizione come un Medjugorje. Medjugorje. Allora voi dovete sapere per quale motivo noi stiamo ecco dentro, immagino. Veramente non mi sa, a me non me ne può fregare nulla. Allora se proprio insistete io ve lo dico. No, come si... Veramente la signora ha detto che non ce lo può fregare di meno. Io so capito quello che ha detto la signora, che non gli dice che non importa niente, ma in realtà che la sana morre da saperlo. È psicologia inversa. Madonna, come sa, quanto siete studiati, quanto ne sapete? Ma signora, noi siamo qui perché abbiamo ricevuto una segnalazione in questura per dei rumori, diciamo, molesti, provenire da questa abitazione. Voi che ci potete dire, signor? Oh, voi che ci potete dire, signor? Capito. No, io non ripeto, io rafforzo il concetto. Mi rafforza, che rafforza? Sardegna, no? Insomma, signora, di questi rumori molesti, che ci potete dire? E che lo posso dire? Sono normali situazioni coniugali che avvengono nelle giovani coppie. E sa come sa? Mio marito è un tipo focoso. Focoso? Come sa? La signora conferma, teneva una ragione vicini. E fatemi capire chi è il signor Cine che fa tale luce, voglio proprio sapere. Una certa signora dolorata passera. La figlia di buona donna? Ma te ne sa che la ne manca sposata? Voi invece, commissario, siete sposato, sì? Da troppi anni, signore. Allora mi potete capire, sarà capitato pure a voi qualche volta. Una volta capitava pure a me, signore, ma sembra più raramente. E invece qua, commissario, tutti i dì, anzi, pure più volte al giorno. E chi sta c'è da lì? Igna faccia, può essere come uno ci dice la manga secca. Oh, sono ciorato! E lei se ne vede, certo un po'. Ma fine! Commissario, è che il marito, quando si invoca, è come un fallato rocciato, non sarebbe più uscito. Commissario, un tipo focoso. Mica come a voi, commissario. Appunto, non ti avete roba competenza, sa? In Sardegna, domani. Signora, fatemi capire bene. Praticamente, figlio, un marito vostro che piglia così. Magari sta leggendo un giornale e tac! No, commissario. Tutto comincia da un piccolo litigio. I toni si accendono. Il marito vostro si scalda. Esatto, e dopo non lo ferma più nessuno. Appunto. Pure io quando praticava con moglie, ma faceva la pace al letto, ma bei tempi. Ma signor, ma faccia capire una cosa, ma dove avvengono questi fatti? Dipende, commissario, dove c'è il problema. Dentro la camera, pure la lubagna si accese, pure la lubagna, per esempio, poco fa, esse dove sta a sedere la ma sentite un po' cagata che sta sedendo, commissario. Per esempio l'altro dì è successo, no, proprio sopra il ma che schifo! Oh, che lì, senza ritegno proprio! Ma quale ritegno? Quella che ha mangiato l'udito di un matrimonio dopo la cerimonia. Ah, hai visto come sa? Che bravo uomo! Per la prima volta ha atteso le nozze, che attaccamento alla religione. Ma quale attaccamento alla religione? Qui le hai fatte niente a tutte le invitate che mi mette mamma di mi complimenti, complimenti al signor Arturo, nonostante non sia più un giovanotto. E chi lo, come sa? Si
vuole sparare le ultime cartucce. No, guarda, qui non ne finisce mai. Mamma di cappello! E chi lo impone da monta, con gli strati? Ma Igna faccio più, eh. Igna faccio più. In comune del si dice che mangia secca. Lei ne la faccio più. Io non saggio più a chi la mamma. Oh, appunto, voi chiamate tutte queste storie e non le fate mai. Dopo quando incontriamo uso Arturo, un derogema me ne farà qualche consiglio, che stasera quando vado su casa voglio fare un figurone. Comunque signora, l'importante è che questi istinti vostro marito li sfoghi solo con voi, no? Mica è così, l'altro dì per esempio è arrivato un po' spine, no? Con così? I toni si sono accesi e cominciate a discutere tra... Ma no, ci va l'uscio. Mi hai fatto manco entrare in casa. Io ho sempre detto che ci vede il postino a un lavoro usurante. Ma poi come è andato a finire? Poverone, non sei fatto niente. Prera, ma non sei traumatizzato. Forse capisce la denuncia per rumore molesti dalla vicina di casa. Io vivo giorni d'angoscia con questa... Io quando vedo che sta per tirarmi fuori, comincio a tremare come una foglia, commissario. E quando mi ruota contro, la sento sfacciata, commissario, sfacciata. Appunto, questo deve essere sicuramente un super dotato. E poi, guarda, mettici, commissario, qui lui non lascia mai, si porta sempre a me. Ma il è normale, tutto portiamo appresso. Ma che c'entra? Non ci avete quello d'ordinanza, signore? Guarda che pure chi mi non fa un poliziotto non può portare appresso. Commissà, quindi ci vengono a dormire. E si capisce, che facciamo la sera con Montiano? Tranquilla signora, se ci pensi io, c'è un amico il signor Arturo, anche perché mi deve fare qualche consiglio. Ma piuttosto signore, lui si è avuto una denuncia e dovremmo continuare i nostri interrogatori, dovremmo consultare qualcun altro, c'è da qualcun altro perché in questa casa che potremmo interrogare. E come no, a cercare il mio suocero, signor Antonio. È il consulto, è con l'arterio sclerotico, eh. E poi c'è sta il cameriere Aziz. Italiano? Tunisino. E poi c'è sta pure la badante, Darina. Italiano? Ceca. Italiano? Ceca. Ma la spiace, ma non è che ci dovremmo parlare un ritratto, ma non è che ci dovremmo parlare. Ceca d'origine, commissario, d'origine. Commissario? È cieca d'origine, è cieca dalla nascita. Ho capito, vabbè, se ne ho montato fa la cosa, lasciaci parlare, se per piacere poi ci porta una brocca d'acqua con un po' di ghiaccio e una fettina di limone che mi è venuta una arzura. E lei ha puntato a prendere qualcosa, sì? Signora, visto che insiste, per me un caffè corto macchiato a freddo con un goccio di latte dolcificato e naturale in vento. Ah, guarda sì, lo scienziato, lo poliziotto, va! Mi hai picchiato con la barista qua, io so! Voi mi avete morito sete, in una volta proprio sete, schiatti! Ma commissa, e chi sei matta? Ma se era mia moglie, io da mo che ci avevo sparato! Pure tu! Appunta, ma ne sei, ma ti dà lo scuso così? Ma non lo sai che è per un storicidio che si manca lei? Ma guarda, lei, commissario, io ci fatti poco, mi faccio rito breve, attenuati, buona condotta, un paio d'anni sto fuori. Comunque, commissario, che idea vi siete fatti del caso? Guarda, appunto, il caso è piuttosto semplice. Qua siamo di fronte a un burchi insaziabile, dai gusti discutibili. Chi era stato la moglie? Un uomo stile! Vabbè, commissario, sarà bisex. Che è? No, dico sarà bisex. E che vuoi? Commissario, come te lo spiego? È devo una commissario, acciacca tutto a giorno.
Sarà come dice tu, ambidestro, ma non tante indagini li dobbiamo fare. E non sarà facile, visto che per testimoni teniamo non vecchie surd e da badante cena. E chi sta in lazzaretto, commissario? Non sarà facile. La fortuna comanda a una rannuca seme di vecchie. Solo tu poteva recapare il bandolo del materasso. E la matassa, commissario? Ma tiene ragione. E chi ci sta meglio da polizia? Non si mi meglio. Allora, commissario, come ci organizziamo? Se c'è da arrestare, voi lo dite che io arresto. Calma, calma, che vuoi arrestare? Qua bisogna procedere con calma. Intanto bisogna interrogare tutti i testimoni. E poi bisogna confrontare le posizioni e verificare che non ci siano discrepanze. Dai, ci capiti, commissario. Bisogna verificare che non ci siano discrepanze. Tra occupo discrepanze, commissario. Il tema non di chi sono, se c'è qualche discrepanza con la dunque, signor Arturo, voi che mestiere fate? Io sono impiegato alla puntata. E vostra moglie? Mia moglie è una casalinga. Una casalinga? Mia moglie è una casalinga, appunto. No, guardate, signor Arturo, si dice casalinga. Ma perché? La siete conosciuta? Cioè, se ne mai parlate, che là c'è una lingua che taglia e cuoce. Casalinga, tenete ragione, casalinga. Ho appuntato tutte queste domande, penso fatte niente di male, ve l'assicuro. Ma la denuncia c'è stata, signor Arturo. Ma che se tutte chiacchiere, tutte cose che capitano, io vi assicuro che c'è, c'è mai niente, è tutta un'abitudine normale. E voi vorreste dire che la signora Dorata Passera si sarebbe inventata tutte le cose? Se lei è una figlia di buona nonna, appunto, questa è una casa di santi. Che c'è? Che la raccetta, che la affrontata, che la fai? Io conisce. È 2 anni che sta qua dentro a mangiare la uffa, eh? E voi venite a fare lì. Manda a via, andate, insomma, forza, forza, vai. Io conisce, manca scopa di lingua. Comunque, signora Arturo, la denuncia c'è stata, noi la deposizione la dobbiamo fare, le indagini le dobbiamo fare. E vabbè, che se è cose che capita, appunto, dai. Signora Arturo, è inutile che spiegate, io la capisco. Potessi fare io quello che fate voi. Ma quindi non mi volete arrestare me? Ma quale arrestare? Signor Arturo, voi siete un orgoglio per la nostra categoria. Appunto, ma è sicuro che voi siete capito tutto? Ah, signor Arturo, non fate il modesto, non fate. Amma capire tutte cose, amma capire. Voi siete un orgoglio. Ma io la invidio, so, signor Arturo, io la invidio. Voi non fate il modesto perché io a voi ho capito. Ecco qua, bel maritozzo per il nostro appuntito. Oh, grazie. E io vado matto per il maritozzo, appuntato comunque. Io vado matto per il maritozzo. Ma è con la panna, sì. Con la panna appuntito, con la panna. No, perché io senza panna non lo digerisco. Ma appuntato c'è un stomaco delicato. Grazie, signora Darina, non doveva. Appunto, non doveva, Darina, adesso vai pure, vai. Buono. E io il resto. No, tu vai. E io il resto. No, tu vai. Perché se no che fa tu? Spari me. E che ti faccia mamma tua? Darina, ma che è questo modo di rispondere? Mo se c'è stata una persona importante, che fortuna facevate? Ma tu guarda che modo di rispondere, fortuna che non ci sta nessuno a credere quasi. Scusate, io non sono nessuno. Ma no, appunto, scusate, io dicevo se ci sta una persona importante di un certo spessore, di un certo rilievo. Ma perché io non sono un certo spessore, signora Arturo, io come commissario da lei sono pubblico ufficiale, signora Arturo, qua c'è sta la crema, c'è sta. No, appunto, è panna, c'ho provato in panna. Io e il commissario da lei, sì, ma la crema alla polizia, avete capito? E comunque non mi fate perdere tempo e torniamo alla deposizione. Stavamo dicendo? Stavamo dicendo che tu siete capito tu. Per l'appunto, signor Arturo, quello che fate voi è più che legittimo. Ma potreste fare un poco più chiaro per arrecare meno disturbi ai condomini. Appunto, toglietemi la curiosità. Ma voi effettivamente credete che siete capiti? Ah, su via è chiarissimo. Ma
Noi abbiamo capito che voi, vostra moglie, siete soliti dimostrare il vostro affetto in maniera scoppiettante. Ma si vede da lontano che voi siete molto innamorati di vostra moglie. Ma Bunda, ma che dice? Innamorati di mia moglie? Ma io te denuncio per diffamazione, ma devi stare qui! Dito, c'è il commissario! Avanti, commissario! No, no, c'è nulla del commissario. Ah, me lo passi. Perché, Mani, tu stai io per terra? Io adesso lo vedi che c'ho mani occupate. Simpatica la cameriera. Devo dire, le donne di questa casa tutte simpatiche. Comandi, commissario, sto interrogando. Ah, state al bar per il pranzo. È ordinata anche per me, sì. O mani mi copro, giusto? No, commissario. O panino con prosciutto io non lo digerisco. Per me fate panino con tonno, alici, peperoni, sottaceti, un po' di pancetta. Ma puntata la roba leggera non la digerisco. Non può che maionisco, mi sa che se no io non digerisco, ho lo stomaco... Delicato. Ecco, come sa, mi raccomando, il pane integrale sto a dieta. Va bene, come sa, arrivo in mandinente. Allora, scusate, io andrei a fare una piccola pausa pranzo. E dopo tutto sto lavoraggio qua, ma non devi vedere che torno prestissimo. No, fate con cono, appunto, fate con cono. O da lì, già lì. Ma io non ci sapevo, ma che te è venuto in sulla testa? Che te c'è passata a te, eh? Guarda, se sai che si scoprono la verità, io venisco in galera, ma voi siete in mezzo alla strada. Tanto verità, prima o poi viene in galla. Povera galla, ma come fa a venire a galla? Ma hai visto chi ci è mandato a indagare? Sono avuto la fortuna di ricevere qua dentro Totò e Peppino, quando ero grande, e tu lo scambiato. E io voglio giustizia per il signor Adele. Ma che è una rifugiata che vuole giustizia? Dai, ma fatela fare tu, per piacere. Ma io preoccupata, signor Adele rischia vita tutte volte che tu vuoi sparare. Ma che rischia, che la ne rischia niente, ma che davvero mi hai picchiato un assassino a me. Guarda, molti per quello che è, ma davvero, guarda, ma ci sono quasi affezionato. Perché tu spari lei ogni volta? Ma gli spara da vera e ti spara a salve! Ma che significa? Salve così? Se che i proiettili in città ti spara per non sentirla, esse! Ma signora lei sa che è tutto finto! No, non lo sa e non lo deve sapere! Questo sistema funziona soltanto se lei non sa che un revolver che usa in realtà è una semplice scacciacani! Io la uso soltanto per non sentirla. Poi il sistema che sto trovando a casa, guarda, ma ti assicuro che funziona veramente. Anzi, sai, c'è, ora si provoci, vedrai come funziona, ma mi raccomando, acqua in bocca, ma raccomando. Allora, Darina, vai a fare il doccia nonno che puzza a fare morto da tre giorni. Ah sì, vai a portare panni in armadio subito. Darina, non è che li posso fare tutto io dentro questa casa, fai qualcosa pure tu. Aziz, non fai niente tutto il giorno, sta davanti in televisione con nonnetto e gira pollici. Allora Darina, io so buono e caro, ma se mi piglia le 5 minuti tu mi conosci, che tutto il giorno che io lavoro, che corro dietro i padroni, e tu invece ti riguardi qua, però tu su chi l'ha visto, o se no, stai a fare telefonate sozze con vecchi posci. Oh, ma quello è lavoro, mica sa. Ho detto che non le porto. Aziz, ti dico per ultima volta, porta al pane armato. Ho detto no. Aziz, non mi costringe Aziz a sparare. Che sei matita? Ma che sei matita, Darina, la vuoi sparare? Vuoi ammazzare come signora tu? Aziz, io ho detto che non ci vado. Hai voluto tu, Aziz. Darina! Amica mia! Darina! Ma purtroppo stanca, Darina, eh! Tu che sogno di riposa, allora, tu metti sul divano, eh! Ecco, riposa, che tu stanca, tu sei pure scemetta, tu metti a fatichi! Allora, tu mi riposa, che io li panisci per sogno.
l'ho. Pensate da l'ho. Non faccio mai niente, fammi fare qualcosa, no? Cosa, e se vuoi, i massaggi in piedi? C'ho cucino a fare i massaggiatori. Che faccio qua? Presto buono, presto amica. Vabbè, si sto. Signor Arturo è proprio genio. Funziona davvero, funziona. Oh, che bello proprio. Adesso, chi arriva? Ma ce l'ho vista io da casa. Al commissario, entra, accomodati. Buongiorno, signorina Arina. Vado a chiamare il signor Arturo? No, signorina, non serve, perché sono chiamato qua, sono convocato qua la signora del secondo piano, la passa. Ah, pigliate con la donna? Ci vuole. Vabbè, io vado a portare cosa? Signor Arturo! Fanno con gomma, lo signorino! Ma si serve qualcosa, tu chiama, Carlina, viene subito! Benissimo, grazie signorina! Viene subito, Carlina! Sempa, you're the Sempa, you can give it to you when I need to come along, Sempa, Sempa! Pesciate, si sono fame, la tua fame! E dimmi, Miscione! Miscione mio, dimmi tu, vuoi che faccio te? Posizione 56 Kama Sutra. Ah sì, è quello di fenicottero rossa che spicca a volo. Aspetta, faccio bene. Come sa, aiutami con la gambetta. Che devo fare, signorina? Alza la gambetta. Miscione, sto piccando volo solo per te. Che sarì, signorina? Maestro yoga freschino. Ah sì? Ah, fa bene la schiena, il mio volo sarì questo. Fenicottero rosa che spicca a volo. Fa bene la schiena. Spicca tanto volo, spicca. No, dopo fammelo sapere pure a me che ce l'avete pulito. Sì, tesoro, sì. Bravo. Sì, sei pronto? Bene, tesoro. Ah, è arrivata moglie tua. Allora passa, chiama dopo. Chiama dopo che paura è tutta qui calda per te. Ciao. Vada fritto, mi sa. Vanno. Vieni, figlia di buona donna, vieni. Ma prego, accomodiamoci qua sul divano, signorina. Ah, sul divano? Ma non perdi tempo che faccio, mi stendo! E firmo il cielo! Ma senta, con eccezione, signorina. Ma è normale, sa? Io ho gli uomini, ma come serve guardare le camere? Io ho gli uomini, vi sentite in soggezione dinanzi a un pezzo di femmina come me? Ma lei, commissario, resti concentrato sul lavoro. Sì, certo, è per il verbale, sì. Signorina. Lei è la signorina... Passera addolorata. Che mestiere fa, signorina? No, ma niente, come sa, io campo di rendita. Sono la figlia della famosissima avvocatessa Buona Donna. Ah, quindi lei è confermata, è proprio figlia di Buona Donna. Sì. Signor, grazie, ma sa che c'è un sacco di problemi, signor. Oh, commissario, non mi parli di problemi, ne ho tanti anch'io, sa, è la casa, è i figli. Ah, perché lei c'ha i figli? Io no, ma se vuoi, commissario, ne potevo fare un paro con lo subito.
se ne ho cucì a stomaco che viene non me la sente, ma come se avessi accettato, guarda, come se avessi accettato. Ma che fa, mi sa, si avvicina? Si avvicina, commissario, si avvicina, ma posso fare il vostro, commissario? A noi era piacere, manteniamo la calma e seguiamo il nostro portale, signorina. Santa Rosalia, non mi sono fatto niente. Appunto, ma guarda che non c'è via come lo tuo, ragazzo. Figlio darei in voce parli io, te la faccio fare sergente. È troppo poco. Santa Rosalia. Tenente. Tenente, va bene? Ma cominciamo a ragionare. Bravo tesoro, bravo, hai capito tutto, ho visto che funziona. Come mi avete chiamato? Scusa, puntita, mi è scappato del bocca. No, dici ancora. Tesoro. Per il tesoro, come lo dite voi? Pamela, sei tu? Donato! Sei tu! Di manzo alto 1,95 e invece sei tappo del bottiglia pure lì, forse avrete capito e poi parlate voi. Ma mi avete detto che ce ne avete 30 anni e io ce la butti e ma 30 anni fa che sta senza me Marina Pamela, scusate, io non potevo immaginare che ci saremmo conosciuti in questa occasione. In quale mannaggia lì? Ti posso chiamare ancora? Sempre, Donato, quando vuoi, che io ho tante rate di macchina da pagare. Chiama, Donato, chiama. Allora, commissario, chiama scende che la promozione la dovete mettere nero su bianco. Sì, subito. Aspetta, commissario, facciamo così. O intanto andate, io vi raggiungo. Vanno. Oh, porta via tutto, signorina, porta via tutto. Sa, che c'è? Te ne sa donnina allegre, te. E non conosco una Pamela, tanto donnina allegra. Te metto un biglietto dentro alla casa, tu telefona, signorina. Che fa, se mi tolto una rosa? Ma vai, ricordo una rosa con il capo. Ma signorina, ma che è? La casa è un casino, questo. Signorina, ma che è proprio via te? Dai, forza! Allora, Marina, tu dai una mano alla zizza, andiamo pure alla zizza, dai, forza!
E che come se per andare, dai! Che mo tagliamo la porta, non fanno sua madre la strada, dai, dai, dai! No, signore, se vuoi tagliare la porta, il mio cugino fa le falegname. Ma tu quanti cugini c'ha? Mio nonno non c'aveva televisione in camera. Comunque, signore, io c'ho un cugino che fa traslochi, qualcosa ci capisco, fa fame. Tu passa da là con il signor, che io sta, signor Bunker, e dai, là, che qua ci penso io, va benissimo. Ma che è? Ah, se va a posto, ma non è un scienziato. Allora, ci penso io, al mio tre, io spiccio tutti gli altri, uno, i tre. Come? Ne era pronto, mi hai tu l'udo. Ah, ma se sei studiato a fuoco, non sa contare. Ah, certo, poi me l'hai chiamato premio Oscar. Allora, voi poco attenti, va bene, rifacciamo, i uno, i due, i tre. Ah, ho segnato tutti, se mi esce il niente disco, te denuncio in e le te faccio ma sudare, non ti metto spiegati, eh? Dai, dai, dai. Sei morto, ma signor Arturo, signor Arturo, il riso è cotto? Riso cotto, sì. Che so? Avvocato, ma come il riso è cotto? Non c'è che fanno, no? Tengo a portare su un fumato d'asso, può fondare per te a mangiare un riso. Ma cosa avete detto? Il caso è risolto, verrà l'affidato. Ma chi? Lei verrà liberato da tutte le accuse. Sapevo che potevo contare su di lei, avvocato. Sei sì, bravo avvocato. E si caga? No, dico, e si caga lisce, io sono più brava. Meno male. Vabbè, avvocato, sa che c'è? Io volevo stare qua a parlare con lei per tanto che proprio mi piace. Ma devo aiutare perché la sotto sul suo matrasso. Guarda, io te devo proprio salutare. Starei ore a parlare con lei. Starei ore, ma guarda sul matrasso. E lei, signor cameriere, tenga il rosco dentro i calzoni. Signora, io non capisco quando tu parla, io non parlo la tua lingua. No, dicevo, tieni rispetto e l'indiscrezione. Sì, signor. Nuovo. Faccio frizzata, signora. Ma qua la frizzata, no, dicevo di nuovo. Ah? Di nuovo, perché devo andare via, ho fretta, perché ho un impegno in pronto. Insomma, ci devi con forza. E quindi arriva a Lecce. Ma che ci arriva a Lecce? Non passa a te questo, eh? No, dicevo, arriva a Lecce. Lecce è lontana. Ma si è capito, salutavo, arriva a Lecce. Allora, io parlo male italiano, ma signora avvocatessa la frega, eh? Mamma mia. Siamo sul timone, vogliamo chiamare a quattro.
signor. Oh, che è successo? Non mi dica che sei rotto l'uva sandita da nonna, eh? Guarda, Derek, mi chiede che non conosco la Raimu. Ancora? Che c'è fa grande cosa? Mi sa che sei su rimasto una volta, cucina da più tardi. Vabbè, no, è successo, quando vanno a pigliare la scopa e raccontiamo un video. Era stuccanzano la devasa, che non lo so. È passato subito, senza la devasa è passato, dice, boh, va a pigliare la scopa e raccontiamo le voci, dai, io so quando vado a pigliare la schianca. Vanno a pigliare la scopa e raccontia le voci, tu mi conosci. Teatro. Grazie.